Salve a tutti, ben ritrovati su WPF 2001. Oggi parliamo dell'ultima giornata di gare alla Duma Arena di Budapest per il FINA World Championship, i campionati mondiali di nuoto, giunti nel 2017 alla 17ª edizione. L'Italia punta al record di medaglie d'oro conquistate a Roma 2009, cioè 4 ori, e la ferma a 3 ori conquistati da nel nuoto sincronizzato duo misto programma tecnico da Manila Famini e Giorgio Misini, quest'ultimo che ha vinto anche l'argento nel programma libero con Perpupato, e con la vittoria di Dettin di 800 metri stile libero, anticipato dalla rivittoria della Pellegrini, il suo terzo oro nei 200 metri stile libero, a distanza di 6 anni da quello conquistato a Shanghai nel 2011. La Divina quindi era riuscita a battere la Ledecky. L'Italia quindi cercava la quarta medaglia d'oro. Questa giornata abbiamo avuto due finalisti: Arianna Castiglioni nei 50 metri rana è arrivata a settima, dopo che ieri aveva conquistato in semifinale il sesto tempo. Ricordiamo che la Castiglioni è stata a bronzo nei 100 metri rana agli europei del 2014, mentre nei 50 è arrivata a dodicesima, quindi un bel salto di qualità. Ha vinto i 50 metri rani Lily King, secondo posto la Efimova, che ricordiamo ha vinto i 100 e 200 rana, l'argento nei 100 e 200 rana a Rio de Janeiro, e quindi dopo l'argento nei 100 e 200 rana a Rio de Janeiro si aggiunge l'argento mondiale a Budapest nei 50 rana, mentre a Budapest nei rana ha avuto appunto l'oro nei 200, l'argento nei 50 e il bronzo nei 100. Terzo posto Katie Meieli. Poi la pallanuoto, la vittoria della Croazia sull'Ungheria, padrona di casa, 8-6. Ricordiamo che la Croazia è stata campionessa olimpica nel 2012, ha battuto l'Italia in finale, è stata campionessa mondiale appunto già nel 2007, a cui si aggiunge il titolo del 2017, campionessa europea 2010, ha vinto la Coppa del Mondo del 2016 e la World... no, è arrivata seconda in Coppa del Mondo del 2010 e ha vinto la World League del 2012, quindi una squadra con i contro. Ricordiamo che le due Italie, maschile e femminile, sono arrivate seste in ambito dei tornei. L'Italia maschile aveva perso 12-9 contro la Croazia, che poi ha vinto il torneo, e poi è stato sconfitto 5-4 a Montenegro. Ricordiamo, terzo posto la Serbia, quarto posto la Grecia. Mentre nel femminile la Russia ha battuto 9-8 l'Italia, poi la Russia ha chiuso terza sul Canada, quarta. L'Italia invece è stata sconfitta 10-8 dall'Ungheria, che diciamo forse era meglio perdere la finale del quinto e sesto posto e dare il quinto posto all'Italia femminile e vincere la finale, quella per loro maschile. Poi abbiamo la Seastorm, ricordiamo che già nei 100 stile libero ha segnato e fatto registrare il record del mondo, ma poi è arrivata a secondo dietro la Simone Manuel. Oggi invece, dopo il record del mondo fatto registrare ieri 23,67, nei 50 stile libero ha vinto il titolo con 23,69, quindi 2 centesimi in più. Secondo posto la Cromidigovio, e terzo posto la Simone Manuel. La Wind Yoyo. Terzo posto Simone Manuel, campionessa olimpica nei 100 stile libero e poi mondiale anche nei 100 stile libero. Ricordiamo che vabbè, la Seastorm, oltre appunto a loro, ha conquistato anche loro nei 50 e nei 100 farfalla, oltre appunto all'argento nei 100 stile libero. E ci ho tante notizie da dare, prima di passare a Paltrinieri e Detti. Nel live diving Alessandro De Rose ha conquistato il bronzo dal tuffo da 27 metri, quindi il tuffo dalle grandi altezze. E adesso parliamo un attimo del mezzo fondo. Che cos'è il mezzo fondo? Si nuota in piscina, quindi alla Duma Arena, ma è come se si nuotasse fuori, sono le lunghe distanze. Io nel mezzo fondo conto gli 800 e i 1500 stile libero, dove Paltrinieri è il più grande campione che l'Italia abbia mai avuto. Gregorio Paltrinieri è nato a Carpi il 5 settembre 1994 contro Gabriele Detti, nato a Livorno il 29 agosto 1994. Sesto anno, sesto paese, si scontrano tra di loro. Detti è più bravo anche nel mezzo fondo e nelle distanze più brevi, quindi anche i 400. È capace di fare i 400, gli 800 e i 1500. Gabriele Paltrinieri invece è bravissimo nel mezzo fondo puro, 1500, meno bravo negli 800, tant'è che infatti ha avuto un problema contro il secondo classificato Romanchuk, perché quest'ultimo poteva avere uno sprint finale migliore.
Patrignieri, il palmarès, un oro olimpico sui 1500 metri stile libero a Rio de Janeiro 2016, completando il Grande Slam, ovvero nel 2014 ha vinto il campionato europeo e il mondiale in vasca corta, nel 2015 il mondiale e l'europeo in vasca corta e nel 2016 l'oro olimpico. Inoltre ha il record mondiale di 1500 metri stile libero in vasca corta, la seconda miglior prestazione in vasca lunga, nonché il record europeo. Gabriele Detti invece, due bronzi olimpici a Rio, nei 400 e nei 1500 metri stile libero, nota, sono gli unici due atleti italiani che sono saliti sullo stesso podio nel nuoto, praticamente, perché sono saliti sullo stesso podio nello stesso evento nel nuoto, 1500 metri stile libero, la prima volta che l'Italia ha messo due atleti sulla stessa gara di nuoto, nello stesso anno, ovviamente, nella stessa edizione dei Giochi Olimpici. 400 e 1500. Si è laureato campione del mondo degli 800 metri stile libero dopo aver conquistato il bronzo nei 400. Si qualificano entrambi in zona medaglie perché Patrignieri è secondo col tempo di qualifica, Detti terzo. Sang Yu non partecipa alle qualifiche. Cosa succede? Romanchuk è come il nuovo Wojciak. Il polacco che si era messo in mezzo tra i due nella gara degli 800 metri perché arriva primo nelle qualifiche, parte quindi nella corsia 5 e fino ai 1000 metri dà fastidio a Patrignieri che nelle vasche dispari ha il vantaggio perché non lo vede, nelle vasche pari, siccome gli mette pressione Romanchuk che ha uno sprint negli ultimi 100 metri più veloce, un po' come Detti che è più veloce di Patrignieri, e quindi praticamente Patrignieri va mezzo secondo. Tocca quando torna, in realtà il vantaggio che ha accumulato si è dimezzato. Questo fino alla 21ª vasca, quindi la virata dei 1000-1050 metri, quando Patrignieri supera il secondo e i secondi raddoppiano e diventano due praticamente alla virata alla 28ª vasca, quindi ai 1400 metri. In quel caso, Patrignieri riesce a infliggere poi praticamente a sconfiggere Romanchuk. Terzo posto invece per Horton, campione olimpico a Rio de Janeiro di 400 metri stile libero, e che qui arriva terzo, dopo essere stato secondo nei 400 metri stile libero dietro Sung Yuan, davanti a Detti, e che si mette davanti a Detti perché Detti arriverà quarto. Quindi Detti sfiora l'impresa, cioè salire sul podio, oro, argento e bronzo in tre gare individuali nel stesso mondiale, una specie di rosolino nel Sydney 2000, ma all'epoca fu l'Olimpiade. I mezzofondisti italiani, io volevo un attimo parlare un attimo dei mezzofondisti italiani. La prima è stata Novella Caligaris, prima italiana a vincere un titolo mondiale alla prima edizione dei mondiali, prima a vincere una medaglia olimpica, vinse l'argento di 400 stile libero 800, e il bronzo di 800 stile libero a Monaco 72, poi a Belgrado 73, prima edizione dei mondiali, vinse l'oro negli 800 stile libero e il bronzo nei 400 metri stile libero. Poi Rosolino che ha vinto l'argento olimpico di 400 metri stile libero nel 2000, la Pellegrini che ha vinto i 400 metri stile libero sia a Roma 2009 che a Shanghai 2011, quindi ai mondiali, Alessa Filippi che è stata argento olimpico negli 800 metri stile libero nel 2008 e poi oro nei 1500 metri stile libero a Roma 2009 e argento negli 800 metri stile libero. Stefano Battistelli. Che ai mondiali dell'86 ha conquistato l'argento ai 1500 metri stile libero. Federico Colbertaldo, che nel 2007 ha conquistato il bronzo nell'800 stile libero. Emiliano Brembilla, che ha conquistato nei mondiali del 98 l'argento nei 1500 metri stile libero e che in quelli del 2001 il bronzo nei 400 metri stile libero. Qua ci ho messo anche 400 metri stile libero perché Detti concorre anche nei 400 metri stile libero, anche se non fa parte del mezzofondo, forse manco gli 800 a dirla tutta. Ultima nota, Hosu, la nuotatrice. La The Iron Lady, la donna di ferro, nuotatrice ungherese, padrona di casa, che è andata a vincere i 400 metri misti. Ricordiamo che la Osu vince da tre edizioni consecutive 200 e 400 metri misti. Anzi, sì, l'ha vinto da Barcellona 2013, poi Kazan 2015 e adesso Budapest in casa 2017. Ricordiamo che si è laureata campionessa olimpica a Rio de Janeiro 2016 dei 100 dorsi, dei 200 e 400 misti e che nei 200 misti aveva già collezionato un oro a Shanghai 2011, a Roma 2009, un oro a Shanghai 2011.
Non vorrei dire errori, mentre nei 200 metri, no, nei 200 metri mista abbiamo conquistato un terzo posto a Roma 2009 e anche un'ora a Shanghai 2011, quindi ha vinto la, no, scusatemi, la Onsu ha collezionato, è un errore, nei 200 metri misti ha vinto, oltre al titolo olimpico di Rio de Janeiro 2016, ha collezionato un terzo posto a Roma 2009. E poi dal 2013, 2015-2017 sempre ha vinto l'oro. Invece nei 400 metri misti ha ottenuto un oro a Roma 2009 e poi tre vittorie consecutive dal 2013 ad oggi. Inoltre nel 2017 in questo mondiale non si porta a casa soltanto l'oro nei 400 misti, ma appunto anche nei 200 e si porta a casa anche l'argento nei 200 d'orso. E il bronzo nei 200 farfalla, quindi fa capire che è specializzata nei 200 e perciò vince i misti perché è brava più o meno in tutti gli stili. Io spero di non avervi annoiato, soprattutto di non aver detto un sacco di castronerie. Ah, e l'ultima cosa: l'Italia dei tuffi è riuscita a vincere anche senza la Cagnotto, tre bronzi appunto dopo De Rose Alessandro, anzi prima di De Rose Alessandro, Tocci Giovanni ha vinto dal trampolino un metro, Elena Bertocci ha vinto sempre dal trampolino un metro. Ricordiamo che la Bertocci l'anno scorso, no, 2 anni fa o 4 anni fa finì fuori dal podio proprio perché c'era la Cagnotto. Io spero di non avervi annoiato. Ricordiamo Paltrinieri ha vinto il secondo titolo mondiale, anzi in realtà tra Giochi Olimpici, Campionati Mondiali in Vasca Lunga e Vasca Corta, per la quarta volta si laurea campione del mondo o olimpico di 1500 metri stile libero. Io spero di non avervi annoiato. Noi ci vediamo a un prossimo video e con Budapest 2017 abbiamo chiuso. Ciao a tutti!